Vent'anni di Vistamare, vent'anni di coerenza, di eleganza, di coraggio e anche di azzardo. Vent'anni di costruzione artistica, un mattone per ogni mostra, fino a realizzare stanze nelle stanze, alcune resistenti, altre cangianti. Un percorso lungo e affascinante, guidato con garbo e competenza da Benedetta Spalletti e raccontato, in questo caso, dal curatore della mostra che celebra il 20° anno di attività della Galleria Vistamare, Alessandro Rabottini. È una mostra che celebra i 20 anni della Galleria, quindi è un'occasione molto speciale per Benedetta Spalletti, che 20 anni fa aprì questa galleria a Pescara e ha invitato me a curare questa mostra che riunisce tutti gli artisti rappresentati dalla galleria. Abbiamo pensato, come dire, di offrire una sorta di ritratto di famiglia, creando in ogni sala un dialogo tra due artisti diversi. È una mostra, come dire, molto ricca dal punto di vista dei linguaggi e delle opere, perché appunto racconta la pluralità dei linguaggi artistici con cui la galleria ha sempre lavorato, quindi si va dalla pittura alla scultura, all'installazione, al video, alla fotografia, ed è appunto un momento di di rilancio, di bilancio di quello che è stato per 20 anni quella che è stata la realtà di Vistamare come realtà artistica, e anche di sguardo sul futuro, focalizzandosi sulle possibili relazioni tra gli artisti. Fino al 26 novembre, nella sede di Pescara della Galleria Vistamare, in esposizione opere, tra gli altri, di Mario Airò, Rosa Barba, Anna Franceschini, Armin Linke, Josef Kossuth, Ettore Spalletti. And it does, Sir John's grown alive.